e stiamo andando al Pride qua a Verona. Scusate, il Pride da dove passa? Da qua. Da qui. Da qua, vero? Appunto. E spero che non ci sia troppo caldo. Ho fatto un pelo di ritardo, i miei amici sono tutti lì, però volevo parcheggiare in centro così dopo non devo impazzire per farmela tutta a piedi al ritorno. Comunque adesso dovrei beccarli in teoria, perché ho la posizione, cioè la CAT mi ha girato a posizione e quindi riusciamo a capire dove sono. E mi sa che sono loro, a vederli così ti direi che siamo arrivati. E adesso si va, si cammina. Siamo all'inizio della fila, ragazzi, e a parte la situa che come potete vedere è abbastanza presa, qua abbiamo Giovanni con un drip incredibile a tema. Raga, abbiamo deciso comunque di aspettare l'altro camion, questo qua dietro, perché qua c'è musica techno e quindi siamo rimasti un pochino ad aspettare. Finalmente. Comunque Verona è abbastanza famosa per essere una città di destra, diciamo, quindi sono abbastanza felice che ci siano questi tipo di raduni o possibilità, diciamo, per esprimere quello che si pensa al meglio. Guarda che roba. Ci sono queste nuvolette che ogni tanto arrivano, che sono una manna dal cielo, ragazzi, perché si sta morendo di caldo, sul serio. Poi mi sa che tra poco andiamo a pigliarci un aperitivo o qualcosa, perché è insostenibile la situa. Abbiamo attivato la missione aperitivo alla ricerca del drink disperso. Comunque rispetto all'anno scorso sembra che ci sia un pochino meno gente, però tutto sommato si sta... Un po' caldo. Baccadì. Come ti sta piacendo per ora la manifestazione? Sì, carino. Qualche balletto lo facciamo? Ne abbiamo già fatti e ne faremo anche altri. Non si vuole. Musichetta. Kate, ti sta piacendo per ora? Madonna. Andiamo alla ricerca del bere però. Missione compiuta, ragazzi. No, caldo. Cici. Guardate quanta gente. Questa è la cosa peggiore che possa capitare a un Pride. Slacciarsi le scarpe. No! Impossibile. No, le terrei così, ma non ho spazio. Mettiamoci sul lato se vuoi. Spera che faccio da diga. Continuiamo con la nostra carovana, ci stiamo avvicinando verso San Zeno e qua si continua. No, ragazzi, stanno facendo i pirilli, quella ragazza lì, ma ve le siete persi, mannaggia, non sono riuscito a filmare in tempo. Comunque siamo quasi a San Zeno e tra un po' mi sa che finisce perché devo tornare a casa, ma tornerò dopo a una certa probabilmente, quando ho anche altri amici che arrivano. Ragazzi, siamo finalmente arrivati a San Zeno e c'è giusto un due di gente e devo stare qua perché sennò perdo tutti i miei amici. Mamma mia, tanta gente. Ora raga, andiamo a trovare un posto dove ci andiamo. Andiamo a cercare un posticino dove sederci, perché sennò qua non... Oh signore, prende gente a caso. Ok, sennò qua non ce la facciamo. Vedete, ragazzi, un pochino di chilling prima dell'inizio della serata. Qua c'è un bel po' di gente, però dobbiamo un pochino riposare i piedi perché sennò non ci si muove. In tutto questo siamo seduti sopra un formicaio, infatti ho la videocamera piena di miserie, mamma mia, cioè guardate qua che roba. Ci siamo scelti proprio bene il posto, cioè. Ma voglio fare un quadro, un collage, andate via maledette. Vabbè, niente, non ce la faccio, ragazzi, è così. Bene, ragazzi, anche questa settimana è finita. Noi adesso, come al solito, valutiamo un po' la situazione come ogni domenica e vediamo quanto è sano il canale, quanto ha generato questa settimana, le views e quant'altro. Allora,
3 iscritti negli ultimi 7 giorni, 3 iscritti guadagnati, quindi insomma nulla di trascendentale, però cioè, va bene. In termini di ore, 48 ore in linea con i giorni, 7 giorni precedenti, quindi 48 ore di views, e views totali e 772, il 22% in meno rispetto ai giorni precedenti. Vabbè, insomma ragazzi, non è sempre rose e fiori, ma ci accontentiamo. Quindi per appunto rendere il canale ancora più sano, più healthy, dovete ricordarvi una cosa: iscrivetevi al canale, per forza di cose dovete iscrivervi al canale, commentate, mettete mi piace e attivate la campanella. Senza campanella io non vado da nessuna parte, quindi attivatela per favore, numerosi, portiamo questo canale a 3000 iscritti dopo una vita. Sono 10 anni che sono a 2000, no 10 no, sono 9 anni che sono a 2000 fissi, che non sale. Portiamolo a 3000, dai, ce la facciamo assieme. Ogni settimana si sale, quindi ci sta. Io ragazzi adesso vado a letto, oggi tutto sommato è stata una giornata abbastanza tranquilla, Pride, camminata, passeggiata, un po' di motorino, bevuto, neanche troppo, e poi stasera mi sono mangiato della pasta col ragù. E così insomma, così riesco anche a quello che ho fatto io. Insomma, domani lunedì, e voi sapete benissimo cosa succede lunedì, devo editare video per il canale YouTube americano. Che cosa è successo? Io lo seguo dal 2017, è sempre stato un po' un pilastro nella mia vita, perché loro parlano del rinnovabile, un aspetto che mi sta molto a cuore. E rinnovabile in tutte le sue forme, dalle start-up alle auto elettriche, piuttosto che alle paleoliche, piuttosto che tecnologia di accumulatori di energia e quant'altro. E fatto sta che loro hanno questi segmenti dove parlano delle nuove tecnologie, delle nuove news nel mondo, prevalentemente Tesla, SpaceX, Elon Musk, ma anche altre aziende a livello mondiale che gestiscono queste cose. Elon Musk lo prendono di fissa perché è quello che fa di più di tutti. E cosa succede? Nel loro segmento fanno anche, lasciano spazio alla community a raccontare una storia di 2 minuti o di meno. E io, visto che ero appassionato, avevo inviato anni fa delle storie che avevano pubblicato nel canale, dove io all'epoca facevo la triennale all'università, mi servivano dei progetti perché volevamo fare un'applicazione che serviva a gestire, e non mi ricordo neanche cosa facevano nello specifico, ma gestiva il CO2, riusciva a diminuire tipo il CO2 in qualche modo, ma ragazzi, parliamo di una vita fa, non mi ricordo il progetto. Fatto sta che loro avevano caricato e noi serviva un pool di persone a cui fare delle domande, cioè a cui da intervistare, ed è stato bellissimo perché ci sono arrivate tipo 400-500 persone che hanno risposto a questo sondaggio, gente di tutte le età, di tutto il mondo e di qualsiasi pensiero. Quindi è stato un successo, perché abbiamo avuto una pool di dati molto intensa che ci ha portato poi a portare un progetto in alto in termini di voto e comunque aspettative e quant'altro. Fatto sta che poi noi siamo rimasti in contatto perché avevo fatto sta storia che loro piaceva, poi avevo vinto anche un hackathon, una gara a livello internazionale, premiati dai ministri dell'educazione di vari stati europei, compreso mi ricordo il Portogallo, non mi ricordo quali altri, ma erano tipo una decina. E abbiamo vinto anche grazie che io avevo fatto una sponsorizzazione, cioè avevo fatto un video dove parlavo di questa cosa, e in tempo di Covid loro l'hanno pubblicizzata, quindi gli iscritti del canale, che parliamo di 300 passamila, ci hanno supportato in questo e noi abbiamo vinto. E per arrivare in finale non bisognava fare, vabbè, noi abbiamo vinto, e quindi loro mi hanno detto che mi offriranno un giro sulla Roadster, la Tesla Roadster, perché loro vogliono fare un giro in tutta Europa dove vanno a beccare gli iscritti che hanno comprato l'auto tramite il loro programma di referral, e anche qualcuno un pochino di speciale, e hanno considerato me speciale per sta roba, e quindi mi hanno detto che quando vengono qua a Verona mi fanno fare un giro, quando uscirà, quindi tra qualche anno. Successivamente poi loro hanno fatto un appello dove chiedevano appunto persone che potessero editare video, quindi c'è stata una selezione, io ho inviato la candidatura spontanea,
abbiamo fatto dei colloqui, hanno visto i miei lavori e io, la prima cosa che loro mi hanno chiesto di cosa ti occupi, ho detto guardate, pensate a qualsiasi cosa, probabilmente l'ho fatta, perché nel mio curriculum di video passiamo dal politico al supermercato, al brand d'abbigliamento internazionale, al matrimonio, a chirurghi con cadaveri, a youtubers, cioè qualsiasi cosa nel mondo video l'ho fatta, video musicali, qualsiasi cosa. Allora questa cosa è piaciuta e quindi dopo una piccola selezione mi hanno assunto e quindi io adesso lavoro full time, no part time, cioè insomma tutte le settimane loro mi girano le clips, io le edito e serve per il canale, per il video che voi vedete il martedì sera pubblicato nel loro canale appunto, e noi siamo 7, 8, una decina di editors da tutto il mondo, io sono l'unico italiano e... cioè prevalentemente sono americani, di europei c'è cioè uno svedese, un austriaco, me e una che si chiama Maria che penso sia del Portogallo e basta, insomma ci danno le clips settimanalmente e ci dicono, ci assegnano le storie che dobbiamo editare, noi abbiamo carta bianca e dobbiamo editare la storia, quindi aggiungere vari effetti, vari video di accompagnamento, se stiamo parlando che ne so di una trivella e di una trivella elettrica, sotto mettiamo il video di una trivella, oppure di operai, oppure ma non so, di un buco nel terreno che è scavato in modo efficiente. Insomma, si cercano questi video online, poi va aggiunto anche qualche effettino perché a loro piace fare le storie abbastanza divertenti, quindi spesso fanno dei jokes e io mi diverto in After Effects io mi divento in After Effects a gestire questa cosa e niente, poi loro ci danno le clips lunedì, io ho finito il lavoro che è domani appunto, torno a casa, scarico le clips, ci vogliono un paio d'ore, 2-3 ore se faccio una o due storie, a volte me ne danno di più ma adesso non ci sto dietro e poi loro martedì sera qua in Italia caricano il video e voi potete vederveli, quindi ricordatevi anche di supportare quel canale, anche se non c'è bisogno che io ve lo presenti perché sono il canale YouTube più grosso al mondo che parla di energia rinnovabile, cioè sono dei colossi però sappiate che c'è un piccolo zampino di Lorenzo in ogni video dall'episodio 200 e qualcosa e adesso siamo più di 400, quindi da sempre. Niente ragazzi, questa piccola conclusione per dirvi comunque vi ringrazio del supporto, facciamo diventare anche il mio canale il canale più grosso di YouTube Italia e noi ci vediamo domani per un prossimo video.